Salve a tutti, è intervenuta la Corte di Cassazione per sciogliere i dubbi sul riconoscimento della carta docente al personale precario. I giudici di Piazza Cavour hanno precisato, quanto ai soggetti aventi diritto, che la carta docente va riconosciuta ai docenti precari con incarico annuale, quindi con contratto fino al 31 agosto, nonché ai precari con incarico fino al termine delle attività didattiche, quindi con contratto fino al 30 giugno. La Corte non ha preso posizione, tuttavia, riguardo ai docenti incaricati con supplenze temporanee che abbiano almeno raggiunto il minimo di 180 giorni di servizio nell'anno scolastico o addirittura, secondo qualche sentenza, almeno i 150 giorni per poter vedere riconosciuto il diritto alla carta docente. Vedremo se in seguito sarà chiarito anche questo aspetto. La Corte ha inoltre precisato che non si verifica alcuna decadenza nei confronti del personale se a suo tempo non ha attivato la funzione sulla piattaforma online per poter usufruire della carta docente, né tantomeno si verifica alcuna decadenza nel caso di mancato utilizzo entro il biennio della carta docente, perché fin tanto che non c'è una pronuncia giurisdizionale che accerti il diritto a fruire della carta docente, non può iniziare a decorrere il termine decadenziale di 2 anni. La Corte poi ha chiarito che presupposto per poter rivendicare il diritto ad usufruire della carta docente è la permanenza nel sistema scolastico, ossia la permanenza dell'iscrizione nelle graduatorie d'esaurimento, nelle GPS o nelle graduatorie di istituto. In questo caso, il personale può far valere il diritto ad usufruire della carta docente entro 5 anni, quindi si applica il termine di prescrizione quinquennale. Diversamente, il personale che è già fuoriuscito dal sistema di istruzione in quanto non è più iscritto ad alcuna graduatoria non potrà rivendicare il diritto ad usufruire della carta docente mediante accreditamento delle somme nella piattaforma, bensì potrà agire soltanto per il risarcimento del danno entro il termine di prescrizione decennale. Sappiamo infine che il DL 69-2023 ha esteso il diritto a fruire della carta docente al personale con incarico annuale al 31 agosto, lasciando fuori tuttavia i destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi con termine al 30 giugno, per i quali ancora resta ferma la possibilità di agire in giudizio per vedere riconosciuto il diritto a fruire della carta docente, e si tratta di una platea di precari molto ampia, pari a circa 70 docenti che quest'anno sono stati individuati con supplenze fino al 30 giugno. Quindi il contenzioso sicuramente andrà avanti. Arrivederci a tutti.